Buonasera a tutte e a tutti, io sono Katia. E io sono Aldo del Tè con Erthobacos. Benvenuti e benvenute a un nuovo appuntamento di Un Tè con Erthobacos. Prodotta dall'associazione Tè con Erthobacos in collaborazione con l'associazione culturale Stonature, fa parte di un ciclo di progetti a tema storico per parlare di eventi, turismo e artigianato. E al solito, se avete un gruppo storico o lavorate nei beni culturali, turismo, se ancora siete artigiani e volete raccontarci la vostra attività, potete farlo mandando un'email a teutanertobacos@gmail.com oppure inviarci un WhatsApp al numero 051 021 8802 o ancora scriverci sui nostri social Facebook e Instagram. Ci cercate come Nertobacos, mentre LinkedIn e YouTube come Teuta Nertobacos. Allora, questa sera prendiamo un tè con Francesco Masiero, detto Gnappo, della Compagnia delle Lame Nere. Ciao Gnappo! Buonasera a tutti quanti. Grazie, allora, di avermi invitato. Ma ci mancherebbe, anzi, grazie a te di essere con noi. Faccio una nota al volo. Vai. Per chi si sta connettendo, che se volete fare delle domande a Francesco, detto Gnappo, ma noi durante tutta la puntata lo chiameremo Gnappo, lo conosciamo così, potete scriverla nella sezione commenti e la nostra regista provvederà a girarcele. Esatto. E una raccomandazione, occhio, perché Gnappo ha veramente tantissime cose da raccontare. Eh sì, quindi ascoltatelo con attenzione perché è veramente prezioso. Allora, Gnappo ha 28 anni, dicevamo, è un archeologo ed è fondatore del gruppo storico La Compagnia delle Lame Nere. Parliamo intanto della tua professione, che è stato molto interessante riscoprire per noi. Gnappo è nello specifico un archeologo del paesaggio. Che cos'è questa specializzazione dell'archeologia e come funziona il tuo lavoro? Cioè, in che ambito stai lavorando? Quali sono le realtà di cui ti occupi? Ok, allora, io innanzitutto sto ancora studiando nell'ambito dell'archeologia, sto studiando a Ca' Foscari e al contempo sto già lavorando per l'attività di archeologia preventiva come tecnico archeologo. Cosa consiste, diciamo, la mia parte di interesse maggiore nello studio, ovvero l'archeologia del paesaggio? Si concentra nello studio dei mutamenti dei territori nelle fasi storiche e quindi vedendo come va a cambiare e si modificare la situazione, soprattutto attraverso sistemi di analisi come mappe geoinformatizzate fatte mediante GIS. Io in modo particolare mi sto occupando attualmente del territorio polesano, andando a vedere la transizione tra età romana, età tardo antica e alto medievale. È molto interessante vedere come siti apparentemente, che generalmente non vengono messi in correlazione, messi in un sistema unico, in quindi si permette di andare a vedere i reperti delle varie parti, come questi comunicavano tra loro, come erano collegati a livello di viabilità, come erano collegati anche a livello di viabilità esterna al territorio preso in considerazione, quindi pensiamo anche alle vie romane, agli collegamenti marittimi, perché riusciamo anche a vedere materiali che vengono da fuori Italia, principalmente da fuori Polesine, l'alto medievo, gli oggetti che vengono da oltre Alpe, e quindi è molto interessante perché si permette di avere una visione molto più complessa del territorio, soprattutto mescolando anche i dati legati alle caratteristiche naturali, le modificazioni di fiumi e quindi anche morfologia, e quindi vedere come proprio mutava continuamente il mondo, che per noi sembra tanto statico che il nostro percorso di vita, ma nei secoli cambia in maniera radicale e mostruosa. Diciamo che Gnappo ci ha svelato un mondo dell'archeologia che è fatta di scavi, ma è fatta anche di computer, è fatta anche di programmi, di software, è di fatta grafiche di 3D. Infatti attualmente il mio principale lavoro, anche se la mia principale attività di ricerca, non riguarda la progetto preventiva, ma riguarda un progetto di Ca' Foscari di catalogazione di graffiti, tutti i graffiti scritti sulle superfici di Venezia, che si basa, il mio parte del lavoro si basa principalmente sulla parte di rilievo, quindi il disegno di modelli 3D per studiare meglio i graffiti e la geolocalizzazione, perché comunque la geolocalizzazione, quella io me la becco sempre, di graffiti nel territorio veneziano. Quindi per chi pensa che l'archeologia sia una cosa solo da gran polvere, da scavi, da oggetti antichi, c'è anche un pezzo dell'archeologia invece che utilizza strumenti moderni e fa di questo
un lavoro prezioso per dare, come dire, una collocazione a oggetti o a rilievi di tipo proprio paesaggistico, giusto? Capito bene, vero Gnappo? Sì, sì. Allora, abbandoniamo il mondo dell'archeologia in senso di lavorativamente parlando, perché Gnappo è archeologo, ma è anche il fondatore della Compagnia delle Lame Nere, che fa poi rievocazione vichinga. Allora, io volevo parlare però con te un po' di quello che è, come dire, il panorama della rievocazione vichinga. Il periodo che rievocate è dall'800 al 1100, correggimi se sbaglio. E la domanda che ho: è corretto parlare di epoca vichinga? E se sì, in che periodo preciso la collochiamo come epoca? Allora, partiamo dal presupposto che parlare di epoca vichinga è corretto. Infatti, l'epoca vichinga è un periodo storico ben chiaro a livello archeologico. Va a variare in base al territorio. Ad esempio, nel mondo inglese, l'era vichinga è considerato un periodo storico medievale che va dal 796 al 1066, mentre per tutta l'archeologia scandinava, che è quella a cui di solito preferisco fare riferimento quando parlo di archeologia vichinga, dell'era vichinga, va a fare una strutturazione un po' più complessa, ovvero che l'età vichinga è o la seconda parte o la parte di congiunzione tra la seconda parte della Nordic Late Iron Age, ovvero la tarda età del ferro nordica, che la prima parte è per il territorio scandinavo il Vendel Period. Secondo altri archeologi invece è una fase di transizione dalla Late Iron Age alla Medioevo. Comunque la cronologia della Viking Age resta sempre grosso modo tra l'800 e il 1100. Chi la sposta al 1050, chi al 1066. È una cronologia che varia, soprattutto perché il popolo vichingo si è insediato in molte parti del mondo, veramente, e in base a come si è stanziato e a cosa ha fatto in quelle parti, la differenza cronologica va a mutarsi. In Italia l'ultimo conflitto che ha coinvolto vichinghi, da una parte normanni e da una parte variaghi, l'abbiamo con il conflitto bizantino-normanno, che si conclude nel 1076, quindi dopo il termine che abbiamo in Inghilterra, e dopo la data 1050, che è la data che è data generalmente per l'archeologia scandinava. Quindi però la data, diciamo, convenzionale, perché poi sappiamo benissimo che la storia non è che è fino al 31 dicembre, no, del 1066 una cosa, il 1 gennaio magicamente cambia tutto, in realtà c'è un movimento molto fluido ed è tutto, come dire, in divenire. Mi sembra di aver capito la battaglia di Hastings, giusto? Sì, visto che l'archeologia anglosassone sul Medioevo è sempre la predominante, si tende a dare come data di chiusura della Viking Age la 1066 con la battaglia di Hastings, perché realmente va a chiudere un'enorme epopea, che è tutta l'epopea vichinga legata all'Inghilterra. Ma è quindi praticamente una convenzione? Sì, è una convenzione. Anche perché sappiamo benissimo, no, che le influenze, ripeto, sì, poi, esatto, non c'è una... E poi si passa al periodo dopo magicamente. Uno stop. No, è tutta transizione molto lenta e continua. Allora, il mondo della rievocazione vichinga ci lascia un sacco di domande. Allora, tanto per cominciare, noi parliamo appunto di rievocazione vichinga, ma è corretto? Perché, tra l'altro, quando ci riferiamo ai popoli norreni, noi li chiamiamo tutti quanti vichinghi, anche se, da quello che mi è sembrato di capire, il termine vichinghi indica un'attività, non un'etnicità o un popolo, giusto? Esatto. Allora, partiamo da un presupposto molto semplice. Se in un momento di parlato semplice, per comodità, diciamo, io faccio rievocazione vichinga, oppure mentre spiego al pubblico in maniera generale dico questa cosa è vichinga, è una cosa accettata, perché a livello di convenzione si continua a usare il termine vichingo, come si continua a usare il termine micenei, anche se archeologicamente per me micenei non è un concetto che è abbastanza superato, ma si continua a usare, è una convenzione semplice, utile, che rende facile una spiegazione. Se però
andiamo a parlare un attimo in maniera più tecnica e più precisa, lì nasce il problema. Dire questo oggetto non è della cultura vichinga non vuol dire assolutamente niente, perché la cultura vichinga si compone di più culture. Le tre culture principali, che sono quelle che hanno una storia diversa, una struttura politica diversa, che sono quelle che caratterizzano maggiormente la vichinga, sono danesi, scandinavi, norvegesi. Quindi sono tre popolazioni con culture simili ma diverse. Per capirci, dire che, per esempio, ho sentito dire in alcuni casi che i vichinghi sono tutti unificati dalla religione. Sarebbe come dire che i romani e i greci sono unificati dalla religione. Non è fattibile in nessun modo, quindi sono culture diverse che hanno un punto di incontro sulla religione, ma anche la ritualità va a cambiare, quindi non è una giunzione così forte. Il termine vichingo è un termine che veniva usato all'epoca, ma con significati diversi, non identificava il popolo. Nel Beowulf, testo precedente all'era vichinga, viene usato un termine che richiama, che è simile al termine vichingo, che probabilmente è il termine da cui deriverà il termine vichingo, che è, mi perdoneranno quelli che sanno l'anglosassone in maniera corretta, io purtroppo so studiare, non lo so leggere, si usa il termine Vigendra, che va comunque a significare guerriero, non identifica un popolo, identifica una professione. Stessa cosa, se andiamo sul libro di Exeter, troviamo un termine, questo non ci provo neanche a pronunciarlo, mi arrendo prima, che comunque va a identificare i guerrieri del mare. Okay. Troviamo nella cultura vichinga, in alcune steli, i nomi, le parole vikingar o viking, con connotazioni però molto particolari e molto chiare. Vikingar, che è maschile, va a identificare guerriero del mare. Possiamo paragonarlo al pirata, un marinaio, non è chiaro questo dettaglio, ma questo poi dipenderà anche da chi subisce e chi vede arrivare il vikingar. Mentre il termine viking, che è femminile, generalmente viene fatto tradurre con la spedizione. Quindi comunque, in ogni caso, non è un termine che identificare il popolo. A livello storico non è neanche un nome a cui loro subivano, perché se andiamo a vedere come venivano chiamati i vichinghi dalle varie popolazioni che hanno interagito, abbiamo in primis gli anglosassoni, che nelle cronache anglosassoni scritte dal Queen of York li vanno a chiamare danesi, in senso generico. Si va addirittura a dire che la prima spedizione a che hanno razziato Lindisfarne e Portland, che hanno razziato le coste dell'Inghilterra, siano fatte da danesi. In realtà questo sappiamo non essere vero, perché i primi a razziare le coste dell'Inghilterra sono stati i norvegesi. Perché mantengono danesi? Perché c'è la grande armata danese che è appena è arrivata in Inghilterra, quindi conoscono quelli che loro si identificano come danesi, quindi da loro gli anglosassoni sono tutti danesi, perché dicono, sono danesi, sono quelli, arrivano con le navi, combattono in quel modo, sono danesi. In Francia e Germania si usa il termine Northman, che poi rimarrà, diventerà il termine Normanni. In Irlanda si usa il termine Gall, o un altro termine che molto interessante, ve lo girerò, ma è un po' con questo complicato pronunciare. In Spagna si usa il termine Almagus, o altri termini anche qui, e poi arriviamo ai bizantini in Russia, in cui troviamo il termine russo, il termine variago, e si va poi al termine variago, e o schittere, scusate, e quindi il termine vichingo è un termine che abbiamo noi, ma all'epoca nessuno chiamava vichinghi, cioè sì, se era il soldato del mare si chiamava vikinger, ma non è la popolazione, è un lavoro, un mestiere. Quindi possiamo dire che è corretto, come dire, nel nostro gergiale, per capirci, sia col pubblico, sia quando facciamo una festa, quindi a livello promozionale, per identificare immediatamente, no, cosa stiamo facendo, diventa poco preciso, più che errato, ma poco preciso, nel momento in cui all'interno di una didattica lo utilizziamo per spiegare, no,
dei particolari, di dettaglio piuttosto che di cultura. Mi sembra di capire che sì, a livello di didattica rievocativa sì, diventa un'imprecisione più che un errore. Se si va su un ambito accademico si potrebbe sfociare nell'errore, cioè è il passaggio successivo. E più si capisce, più si deve essere precisi. Con la differenza che il termine vichinghi non era usato neanche dagli storici dell'epoca. Sì, mentre da noi qualcosa insomma viene fuori. Esatto. Ma a questo punto ti faccio un'altra domanda. Quindi parliamo allora a questo punto di popoli norreni, per non essere imprecisi e per parlare proprio di cosa, di quali popoli andiamo ad analizzare in questo contesto. Quindi i popoli norreni cominciarono a guardare alle coste europee e cominciarono ovviamente ad arrivare alle coste europee, in Inghilterra, in Irlanda, ma poi arrivarono praticamente in tutta Europa. Quali sono le ragioni che spinsero queste popolazioni dalla penisola scandinava a muoversi e perché all'inizio la loro attenzione fu verso i monasteri e solo dopo guardarono ai villaggi e alle città? Allora, partiamo da un piccolo presupposto che di solito sfugge a tantissimi, che anche a me quando ho iniziato a fare rievocazione era un dettaglio che mi sfuggiva sempre, perché non ci si pensa, perché si è abituati a pensare alla penisola scandinava, i vichinghi sono la penisola scandinava. La più famosa popolazione di vichinghi sono i danesi, che sono nel continente, perché sono sulla penisola che è subito sopra la Germania. Quindi in realtà sono proprio legati all'Europa in maniera molto, molto stretta, anche fisicamente alla Germania. Sappiamo anche in realtà che di solito abbiamo questa visione di vichinghi che a un certo punto, visione che ci deriva anche dalla narrativa, Vikings ha fatto grandissimi danni a riguardo, qui i vichinghi si organizzano, fanno questa spedizione che non sanno dove arriveranno e arrivano in Inghilterra magicamente, che non sapevano l'esistenza dell'Inghilterra. Queste cose sono un po' tanto sbagliate. Noi sappiamo per certo che i vichinghi norreni commerciavano ampiamente con l'Europa. Sappiamo anche che abbiamo anche attestazioni di alcuni trattati dinastici tra territori danesi e territori europei, ma anche tra territori norvegesi e territori inglesi, quindi c'era una circolazione, un rapporto con l'Europa molto stretto anche prima. Cosa succede? A un certo punto cominciano questo fenomeno delle razzie. Il motivo dell'inizio di queste attività è dibattuto, ci sono diverse teorie, diverse motivazioni, probabilmente nessuna delle teorie è sbagliata, semplicemente sono le tante motivazioni varie. C'è chi parla di una motivazione legata alla spinta di giovani nobili di voler fare spedizioni per far valere il proprio valore, quindi facevano le spedizioni per andare a recuperare tesori da riportare in patria. Questo e poi successivamente sappiamo che c'è un grande movimento immigratorio di vichinghi. La grande armata danese non va a razziare l'Inghilterra, la grande armata danese va a stanziarsi in Inghilterra. Quindi i vichinghi si muovono per tanti motivi e per tante questioni. Perché iniziano dai monasteri e anche dalle stazioni commerciali, quelle piccole portuali? Perché i vichinghi erano furbi e non erano sempre quelli di Vikings che la gloria nella battaglia, dobbiamo andare a morire tutti in battaglia. Si levano i monasteri perché erano poco difesi e pieni d'oro. Le stazioni commerciali, idem. Quindi erano, sì, viva la guerra, però guarda che bello quel posticino pacifico con tanti tesorini, mentre i soldati sono dall'altra parte. Andiamo da dove non ci sono i soldati, dove non ci sono le mura. Poi col tempo hanno aumentato le loro mire, sono arrivati ad assediare Parigi, ovviamente una volta che hanno preso confidenza con i nemici ex amici alleati di varie attività mercantili, quindi sì, ma in una prima fase non hanno alcun interesse a prendere città, perché sì, mi interessava più che altro dimostrare il valore portando i tesori, non morendo in battaglia. Chiarissimo. Allora, io ho notato un'altra differenza tra la rievocazione, diciamo così, vichinga, appunto, e la nostra del Levo Antico. Allora, noi di solito cerchiamo di riprodurre una specifica tomba, la tomba numero tal dei tali della necropoli tal dei tali, e andiamo a riprodurre tutto il corredo di quella tomba, quindi quel guerriero lì con quell'elmo, quella spada, quella lancia e a volte anche quel corredo da banchetto.
Quindi è un riferimento molto preciso, sia a un luogo che a un tempo molto stretto, fondamentalmente. La le ricostruzioni che abbiamo visto delle panoplie vichinghe, invece, mi sembra che abbiano delle altre logiche. Hanno l'attenzione è focalizzata verso altri dettagli, ma questo dipende anche da abitudini diverse e dalla vita diversa degli oggetti che facevano parte delle panoplie proprio durante l'epoca vichinga, giusto Gnappo? Allora, partiamo sempre da una piccola punto di vista archeologico, che è, credo, la cosa che odiano più i miei amici, i miei compagni di rievocazione, perché sono la cosa in cui rompo sempre le scatole, capire che cosa vuol dire un oggetto, che cosa vuol dire la data che abbiamo un oggetto. Molto spesso nella rievocazione si va a mancare questa domanda, ovvero gli archeologi hanno detto che questo oggetto ha questa data, ma questa data nessuno si domanda cosa vuol dire, ma ha un significato particolare. Generalmente, in senso molto generale, quella data è un termine supposto quem, ovvero che da quella data in poi esiste quell'oggetto. Una data, diciamo, di nascita, di produzione, se vogliamo proprio dire in maniera semplice. Quindi partiamo già da questo presupposto. Nell'ambito rievocativo spesso si va, cosa si va a fare? Si va a partire dalla tomba, non è sbagliato, ma in ogni caso nessuno ci pensa, ma automaticamente va a prendere elementi per coprire le mancanze informative. Perché ad esempio tutte le caratteristiche dei bestiari quasi sempre derivano dall'esterno, non derivano quasi mai dalla tomba. Cosa succede nell'ambito vichingo? Nell'ambito vichingo la situazione è ancora più problematica. Perché più problematica? Perché abbiamo una popolazione che è in un'enorme fase evolutiva da un punto di vista culturale. Pensiamo che partono da, a parte, il primo passaggio è il passaggio da pagani a cristiani, che viene durante tutta la Viking Age. Già questo va a stravolgere tutti i contesti di sepoltura, quindi mano a mano che vai avanti cambia anche molto il significato delle sepolture e cosa veniva messo sulla sepoltura. È una mescolanza anche di tradizioni, perché si fanno mescolare le tradizioni norrene insieme alla tradizione anglosassone. Quindi quello che viene messo in una tomba ha un significato relativo a che altro, a che tradizioni si va a legare, tutto quanto. Quindi, per arrivare al punto, come si lavoriamo noi da un punto di vista rievocativo per fare una ricostruzione delle nostre panoplie? Semplicemente si ragiona su cosa si vuole andare a rievocare. Prendo il mio caso, il mio equipaggiamento, perché quello che conosco molto meglio. Io generalmente, la mia figura, quello che vado a rievocare, è un anglo-scandinavo della città di Jorvik. Quindi la scelta del colore della tunica non è una scelta casuale, quel rosso particolare, deriva dal pozzo di tintura che è stata trovata a York, che è una pozzo di tintura di colore rosso, di quel colore rosso circa. Poi altri elementi caratteristici, come ad esempio le decorazioni sul polso, altri dettagli, lì è stato un lavoro un po' più complicato derivarli, perché un po' derivano dalla razza di Bayeux, che è questo arazzo che va a raffigurare la battaglia di Hastings, che è molto dettagliato, c'è un sacco di informazioni, e poi da qualche frammento tessile, perché il problema della tecnologia vichinga è che abbiamo diversi frammenti tessili, ma abbiamo frammenti sparsi, abbiamo anche dei vestiti completi, ma sono in contesti molto particolari, sì, e quindi anche lì bisogna stare molto attenti a come si usa. Io ho visto usare nell'ambito dell'evocazione vichinga, ed è una cosa che io trovo corretta, per il contesto di una sepoltura di birca, un caftano, quindi un giaccone con una chiusura a bottoni, che il taglio del caftano si basa su un reperto che è stato trovato negli Urali e che viene attribuito a essere uguale a birca perché hanno trovato i bottoni simili. È giusto? Molto probabilmente sì, perché sappiamo di grossi contatti tra gli Urali e quella zona di birca. Ma nell'ambito dell'archeologia vichinga si deve molto lavorare a coprire e trovare tutte le informazioni da tutte le fonti che c'è a disposizione. E soprattutto bisogna avere una grande attenzione e sapere cosa si va a dover evocare. È facile cadere nell'essere il anglosassone vichingo normanno del sud Italia russo. E lì è un po' un problema. Si deve cercare di andare a dire voglio rievocare l'anglosassone, il variago o il normanno, quindi uno dei tre, uno di varie popolazioni, e si va a ricostruire in base a quella popolazione. Tenendo anche conto del problema che c'erano anche delle influenze interne
E quindi sì, beh, l'era vichinga è un po' un casino, perché si basa molto sulle influenze anche, basta pensare appunto ai vari aghi che a un certo punto sono totalmente legati alla cultura bizantina, e quindi lì è una, ancora tutto, quando si deve lavorare lì è tutto un devo stare attento a rimanere variago, non finire nel bizantino spinto, quindi è un lavoro molto di interpretazione, molto di studio delle fonti, che richiede uno studio delle fonti però a 360 gradi anche per capire tutto lo spettro informativo. Quindi uno studio delle fonti, mi viene da dire, è comparato, legato al territorio, legato alle culture, non solo al fatto che quello era danese, ma al fatto che era un danese che in quell'epoca X si trovava, esatto, in quel dato territorio, esatto, in questo contesto per quella data motivazione. Beh, la vedo più complicata che per noi ancora certi. Ancora più complicata. Almeno anche noi perché abbiamo le tombe, e quello sono. C'è dentro e quello noi riproduciamo. E tra l'altro, se non mi ricordo male, Gnappo, mi dicevi che anche il discorso delle armi nelle tombe... Anche il discorso delle armi nelle tombe è un problema, perché... Tu dici, l'ho trovata in quella data lì, in quella tomba lì, e quindi ho risolto, giusto? Come? Vediamo... se riesco a trovare la pagina che non riesco a trovare al momento, mi sono dovuto mettere a segnare il libro. Comunque, le spade vichinghe hanno quasi tutte una cronologia molto lunga, perché la produzione delle spade in acciaio all'epoca era una produzione abbastanza complessa, abbastanza tanto complessa. Quindi una spada la portavi avanti. Il dettaglio che la spada veniva tramandata per più generazioni la troviamo in diversi elementi. Il primo elemento è l'usura che troviamo nei reperti, tracce di usura che troviamo nei reperti, non solo le tracce della corrosione che troviamo nella spada, proprio l'utilizzo, tracce di utilizzo. Poi troviamo anche un altro elemento, che è quello della tradizione, la tradizione del matrimonio, la moglie deve portare la spada della famiglia al matrimonio, quindi c'è il tramandare la spada della famiglia, quindi c'è tutto un concetto che la spada valeva una barca di soldi, dovevi essere portartela avanti il più possibile, perché era un valore grande e perderla era un problema. Poi, se entriamo nell'ambito dei Normanni del 1066 ad Hastings, là io sono un po' più attento, direi, secondo me c'è da stare un po' più attenti, perché là abbiamo un'armata che viene organizzata statalmente, e quindi là probabilmente abbiamo una standardizzazione delle spade molto più alta rispetto al periodo precedente, ma 1066 siamo nel momento in cui stiamo passando. Ormai i vichinghi sono un concetto, il vichingo, il guerriero norvegese, il guerriero danese è un concetto che sta sparendo. Abbiamo da una parte, quando nel periodo lì ci sono le due spedizioni che tentano di conquistare l'Inghilterra, quella di Harald Hardrada, che sì, è re, ma lui era l'ex capitano della Guardia Variaga. Pensare che lui abbandona tutto il suo equipaggiamento e i suoi soldati abbandonano tutto il suo equipaggiamento del Variago per riadottare solo l'equipaggiamento vichingo è una cosa, secondo me, un po' particolare, ma visto che c'è chi sostiene questa teoria, ma dobbiamo pensare che lì si presentano vari aghi probabilmente, quindi soldati equipaggiati alla bizantina, non alla vichinga, quindi solo la cottina di maglia e basta. I normanni sono equipaggiati al top dell'epoca, quindi le cotte di maglia lunghe fatte in un determinato modo, gli elmi e cose, quindi quando parliamo di Hastings è sempre un problema, perché là è la fine, parliamo là di un esercito statale, cioè, un mondo stiamo parlando, no, di quel momento di confine che segna la data, sì, è il passaggio, infatti si vede quindi come tutti i confini ovviamente, no? c'è un po' di tutto però io hai parlato di variaghi, hai parlato di paganesimo, hai parlato di incontro con la cristianità. Quando guardiamo all'epopea vichinga, quando guardiamo alla mitologia norrena, noi guardiamo comunque al mondo pagano, quasi dimenticandoci invece che i vichinghi conobbero i cristiani fin qua da subito, e in poco tempo si convertirono alla cristianità abbandonando quello che è il paganesimo. In che modo ha influenzato la cultura, la religiosità, la spiritualità cristiana? In che modo è penetrata in quello che è la cultura vichinga, e quali sono state, come dire, gli stravolgimenti? Uno è quello delle tombe, mi è parso di capire, no? Il sì, fatto che cambia il modo di seppellire, perché si abbandona tutta la tradizione pagana del grande corredo,
in favore di sepolture via via più semplici. Ovviamente non è oggi sepoltura con corredo, domani sepoltura senza corredo, perché le tradizioni sono dure a morire, ma vediamo un progressivo abbandono, cioè con la cristianizzazione non vediamo più la sepoltura dell'Osenberg, che era una collina con dentro la nave, con tutto il corredo, quelle cose lì spariscono del tutto, e si va sempre più in favore di una sepoltura semplice, come è di tradizione cristiana. A livello su altri piani vediamo che cominciano in una prima fase ad esserci una certa sincronia. È interessante alcuni reperti come la Wolf Cross, che non mi ricordo dove l'hanno trovata, che è praticamente questo martello di Thor, che però è anche una croce. Ha questa forma che non si capisce se è una croce o un martello di Thor, perché nella conversione, per convertire i vichinghi, era stato introdotto tutta questa serie di passaggi in cui si facevano corrispondere figure pagane con figure cristiane, in modo tale da praticamente dire ai vichinghi: non è che vi sto dicendo di cambiare religione, vi sto solo dando il seguito. Sì, poi magari, ma poi magari nel dubbio io onoro sia uno che l'altro, che uno dei due. Sì, perché c'era abbastanza una... soprattutto il contadinotto di campagna, gli dicevano: da oggi io credi in Dio e non più in Odino. Lui dice: e qual è la differenza? È onnipotente, sì, è lui, cioè... Come esatto. Dire, quello che è accaduto un po' in tutti i territori in cui il cristianesimo ha messo radici si è sovrapposto a quello che sono le tradizioni. Poi, per carità, abbiamo casi di una primo tentativi di conversione da parte dei franchi di alcuni territori, soprattutto nella zona della Frisia, in cui i franchi, invece di provare quelle buone, hanno provato quelle cattive, con tutta l'epopea dei conflitti in Frisia, dei carolingi, ma quelle sono questioni. Generalmente i vichinghi si lasciavano convertire se la cosa gli conveniva. Basta pensare all'epopea russa, che tra l'altro adesso nella mitologia russa politica moderna, se andate a vedere i film fatti dai russi, che c'è stato non totalmente libero e quindi hanno una grossa propaganda, fanno il primo re della Russia di Kiev, che la cosa che fa come primo atto è far battezzare tutti i cristiani da pagani che erano. E quindi esatto. Nel passaggio della tradizione russa, quindi i vichinghi hanno trasferito il territorio russo della Kiev, il cristianesimo è quello il segno di passaggio da essere i barbari a essere i bizantini, legati all'impero bizantino, quindi elevarsi a un livello superiore. Io non commento. Sì, no. Il livello superiore. Glissiamo sul livello superiore. La cristianità di quell'epoca non commento. È meglio. Non sto parlando di fatti, sto parlando di visione dell'epoca. Esatto. Perché ci mettiamo a parlare di fatti e ne usciamo male. Ah sì, no, potremmo andare avanti ore. Allora, abbiamo parlato di archeologia, abbiamo parlato di vichinghi, abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, ma adesso è giunto il momento di parlare del vostro gruppo, cioè della Compagnia delle Lame Nere. Quando è che decidete di fondare il gruppo? Perché decidete di fondarlo? E che cosa possiamo trovare nel vostro campo? Allora, partiamo dal presupposto che a fondare il gruppo siamo io e il buon Simone Guerra, anche lui rivocatore sia vichingo che anche celtico, quindi è anche musicista, che lui poi, piccolo spoiler, gestisce la parte della musica del nostro accampamento, perché noi abbiamo anche una parte della musica. Cosa decidiamo nell'ormai lontano 2012, uscendo da un gruppo che faceva rivocazione nel 1200, di iniziare un nuovo progetto? Accogliamo tra le nostre braccia tre poveri sprovveduti che non sapevano che cos'era il mondo della rivocazione e il baratro in cui si sprofonda quando si inizia a fare rivocazione, da cui non si torna più indietro, e discutiamo un attimo su cosa ci piacerebbe rievocare, e alla fine esce in una prima fase di evocare il conflitto bizantino-normanno, in una seconda fase arrivare al progetto attuale, che è andare ad analizzare e rievocare le popolazioni di origine norrena e andare anche a vedere se riusciamo anche a analizzare e studiare le loro relazioni col territorio italiano. Cosa facciamo noi come attività? Noi nasciamo principalmente come attività bellica, quindi come combattimenti, ci alleniamo tutto quanto, alcuni di noi fanno scherma con una squadra di scherma di armamenti, seguiamo altri gruppi dello Jonsburg e di The Vikings facendo allenamenti e formandoci al combattimento per combattere in sicurezza, ma poi
stanchi del combattimento, perché il combattimento non, realmente non è la parte più divertente, quello posso dire senza problemi, abbiamo iniziato a fare le attività civili, che sono molto più belle, molto più divertenti, molto più simpatiche. Quindi abbiamo sia l'esposizione delle armi, in cui si va a affrontare tutto un percorso di vichinghi per l'Europa e nella sua evoluzione cronologica, come evolvono le varie armi. Poi andiamo a vedere i giochi. Una grande fissa mia sono prendere tutti i giochi della cultura vichinga, ricostruirli e metterli in disposizione del pubblico perché possa giocare, possa divertirsi. Generalmente ci finiamo a giocare noi più del pubblico, ma quello è un altro discorso, perché noi siamo persone che si amano gustarsi i momenti della vita. Poi abbiamo una ragazza che si sta occupando di tutto lo studio e anche della ricostruzione di quello che è il lavoro della passamaneria e della tessitura e del ricamo, e sta facendo dei lavori spettacolari su tutti i lavori che io ho più nel cuore, lo stendardo della nostra compagnia, che ce l'ha fatto tutto a mano, che è un lavoro veramente mostruoso, perché io non sarei neanche in grado di immaginare come farlo, quindi per me è una cosa fantastica. Abbiamo la cucina, che è una cucina che è ricostruita con tutti i tegami e tutta l'attrezzatura che abbiamo trovato, che abbiamo identificato, abbiamo studiato, trovato nei siti archeologici, e tentiamo di replicare le ricette che si possono ricavare dai dati che riusciamo a studiare a livello archeologico. Evitiamo alcune cose, tipo il consumo delle cozze, come attestato da York, ovvero 7 giorni dopo la pesca, perché pesce non tanto fresco a noi del XXI secolo potrebbe non far bene come faceva i vichinghi, ma Le cozze fresche di 7 giorni? Mm? Le cozze fresche di 7 giorni? Sì. Vabbè, chi sopravviveva, chi ce l'aveva fatta, questo dato deriva dal ritrovamento di una fece di vichingo fossilizzata di dimensioni notevoli, che hanno studiato il campionato, quindi sono riusciti a determinare questi dati magnifici e fantastici. Ma viste le dimensioni di quel reperto, non credo che facesse benissimo neanche a loro le cose di 7 giorni, ma quella è un'ipotesi mia. Non commentiamo. Poi, come attività, noi delle lame, attività purtroppo un po' bloccata dall'attuale situazione socio-economico-pandemica, ovvero che avevamo iniziato a fare escursioni con equipaggiamento vichingo. Il nostro obiettivo, primo obiettivo, sarebbe stato fare l'alta via di Colli Ugani, che è qui vicino, è corta, sono 2 giorni, dovrebbero essere, solo che non siamo mai riusciti a ingranare il progetto perché ci hanno chiusi in casa, quindi è un po' fermo. E adesso abbiamo molti altri progetti in cantiere, tra cui lo sviluppo di tutta una didattica legata alla carpenteria, quindi alla lavorazione del legno, sia a contesto civile che a livello teorico, perché non abbiamo spazio, il materiale della compagnia nel garage di casa mia, quindi più di quello non ci sta, ed è anche la carpenteria navale, là si rimaserà sulla teoria e massimo sugli attrezzi, non si farà la nave. Un preciso già da ora, soprattutto se i miei mi ascoltano, perché qualcuno di me potrebbe ascoltarmi e avrei a dire sì, facciamo la nave. E altre... proponiamo sempre bene, se trovi un modo per trasportarla, la facciamo. Noi abbiamo il problema del carro. Voi avete le navi, noi abbiamo il carro. Quindi noi usiamo bello, se riuscite a trovare un sistema per trasportarlo, lo facciamo. Il problema è che l'ultima volta che ho tirato fuori questa parata l'ho fatta per un trabucco, che il progetto è ancora fermo, ma sono io che a fine ho fatto il progetto per farlo smontabile. Quindi perché poi il progetto, quando ti piace, ci pensi anche a te come risolvere la situazione. Certo. L'ultima didattica che ho lasciato per ultima, perché io me ne sto alla larga, ma anche nell'accampamento cerco di evitarla, perché altrimenti li leggo sopra un albero in stile Asterix e Obelix. Abbiamo la didattica della musica, eseguita da vicepresidente e cofondatore Simone Guerra, da Nicolò Argenti, che sono 2 membri degli Edgarios, e presto avremo un'aggiunta a questa formazione, che però questa rimarrà segreta fino a settembre, quando inizieremo a fare divulgazione sicuramente. Ma noi facciamo un invito a Guerra e Company e lo facciamo in diretta, perché appena ripartiamo a ottobre, se non i primi ma i secondi,
vogliamo loro, i musicisti della compagnia delle Lame Nere, perché ce ne hanno parlato in un modo che a questo punto la puntata... E a questo punto si beccano una puntata tutta per loro. Quindi invitati in diretta, non potete mancare. Ma direi che a questo punto però... Io faccio un ragionamento un po', vado forse un po' più indietro e poi mi riporto un po' più avanti. Faccio sempre un paragone con noi Celti. Noi Celti, quando decidiamo di fare una rievocazione storica, prendiamo una tribù, prendiamo un territorio, prendiamo un museo di riferimento. È ovvio, è molto semplice. Siamo in Italia, noi facciamo i Galli Boi di Bologna, Museo di Monterenzio, periodo 330, 270, quello è. Però adesso noi abbiamo uno spin-off vichingo, abbiamo utilizzato lo stesso tipo di principio prendendo poi un certo periodo storico a Dublino, ma ci siamo incontrati con quello che è il mondo della rievocazione vichinga e abbiamo visto invece che nei campi si fa un po' diverso, cioè non si prende un periodo storico, un popolo, una zona precisa, è un museo di riferimento, ma si tenta di rappresentare all'interno del campo più culture diverse, più epoche diverse. E la Compagnia delle Lame ha fatto un po' questo passaggio, no? Ha fatto prima come noi Celti e poi ha deciso di passare a rappresentare diverse popolazioni, diverse epoche. La domanda che ti faccio è: da dove nasce questa scelta e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere in campo panoplie, corredi, persone vestite diverse, rappresentanti di popoli diversi? Allora, la cosa nasce da uno scambio di battute avuto con la mia docente di archeologia medievale quando ero sotto un IPD, quindi durante il mio percorso triennale all'università, che quando gli ho detto che facevo rievocazione alto medievale vichinga e mi concentravo sul conflitto bizantino-normanno, praticamente non è che mi abbia sgridato, ma mancato poco che mi aggredisse brutalmente in maniera poco carina. Perché mi ha spiegato, guarda, che nell'ambito della rievocazione alto medievale, soprattutto se si va a affrontare una popolazione così complessa, così sfaccettata, sarebbe il caso di ragionare su un spettro un po' più ampio e lavorare molto sullo studio e sull'approfondimento e riuscire anche quindi a far trasparire e a raccontare tutta la complessità della situazione, dell'argomento, di quello che si sta rievocando. Cosa comporta questo? Comporta tanto più lavoro, ancora. È tanto più divertente perché c'hai tutti i tipi di spade vichinghe, quindi c'hai dal parameion bizantino alla spada vichinghe, quindi hai tutti i tipi di elmi, è bellissimo. Però il problema è che avere così tanta roba richiede tanto studio contro, perché si deve conoscere tutte le armi, tutta l'evoluzione, tutta la loro storia, e si deve raccontare tutta la loro storia, che per un pubblico è una cosa affascinante, fighissima, per noi rievocatori richiede un mazzo tanto e tanto lavoro di preparazione. Però dà anche molta soddisfazione perché si va a ragionare poi, non in una visione ristretta, nel caso del proprio vichinghi ragionare in maniera ristretta potrebbe essere fuorviante, potrebbe far sfuggire alcuni collegamenti, alcune motivazioni, alcune scelte di equipaggiamento, eccetera. Mentre andando a lavorare in questo modo, quindi ad analizzare tutto il periodo vichingo e a raccontarlo, anche noi possiamo ragionare meglio su quello che rievochiamo e comprenderlo in maniera più sfaccettata e quindi andare a analizzare più piccoli dettagli che altrimenti potrebbero sfuggirci e capire soprattutto le interazioni e le interconnessioni che sono e che poi noi andiamo ulteriormente a raccontare e quindi siamo ancora più contenti. Noi siamo grandi sostenitori che di farsi una domanda semplice ed arrivare a avere tante domande complicate come risposta. Cioè. Quindi un vero e proprio percorso all'interno della storia, passando esatto, per esatto. Diverse epoche e diversi territori. Esatto, molto interessante. Allora, un gruppo infatti mi sembra molto particolare, no? Per tanti modi ha un approccio molto attento, molto, molto, molto affascinante. Allora, ma ti faccio una domanda, Gnappo. Se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse intraprendere un percorso con voi, volesse cominciare a fare rievocazione con voi, cosa dovrebbe fare? E tra l'altro una domanda.
in che modo un membro della vostra compagnia sceglie che cosa o chi ricostruire? Allora, partiamo dalla prima domanda, che è la più semplice. Se uno vuole cominciare a fare parte e fare attività con le lamiere, basta scrivere sulla pagina delle lamiere e uno di noi che segue la pagina risponderà in tempi più o meno brevi, dipende da diversi fattori psicologici e di nostro rapporto scarso con l'informatica, più che altro con i social, non con l'informatica, ma rispondiamo sempre a tutti, quindi vivete lì e può venire a fare attività senza problema, sia che sia interessato alla parte bellica, sia che sia interessato alle parti civili. Ovviamente questo discorso era molto più semplice un anno fa, quando non eravamo in pandemia, adesso è tutto un po' più complicato, quindi adesso è un po' tutto più rinviato a quando potremmo fare attività e trovarci, cioè se uno ci scrive adesso, gli diciamo, guarda, restiamo in contatto, volentieri, ci fa piacere, ma non stiamo facendo praticamente niente, quindi facciamo fatica a coinvolgerti in attività. Per quanto riguarda come uno sceglie quello che vuole fare nell'accampamento, quello che vuole, ora, a livello di attività, io sono un grandissimo sostenitore che chiunque voglia aprirsi una didattica nel nostro campo è liberissimo di farselo, basta però che mi la motivi e mi sappia spiegare bene tutti gli argomenti. Io sono sempre favorevole, io aiuto sempre, tiro fuori un sacco di bibliografia per qualsiasi didattica, e quando dico un sacco, soprattutto alcuni sottogruppi delle lame che stanno occupando di determinate didattiche che sono ancora totalmente nella teoria, sanno cosa significa tanta bibliografia, vuol dire clicchi di roba che non so mai se neanche io riuscirei a finire di leggere. Diciamo che se è un archeologo moderno che lavora col PC è pur sempre un archeologo, ricordiamocelo. E da lì, quindi dallo studio archeologico, da uno studio delle fonti, mi presenta il suo progetto della didattica e da lì si comincia a fare, a lavorare. Io sono sempre felice di aiutare, di collaborare a creazione di nuove didattiche, di nuove attività. Ci tengo sempre a precisare che nel nostro gruppo io sono sì il teorico archeologo, ma il vero artista del nostro gruppo in realtà è il mio anziano genitore, che in questo momento non so se stia ascoltando in Facebook perché non tiene differenza col cellulare o meno, ma è lui il fautore di praticamente tutta la parte dell'accampamento della lamiere. Io sono l'assistente in quel caso, la parte pratica, io sono quello che pianta i chiodi e do una mano, passa la mano impregnante, non molto altro, anche gli scudi fatti in maniera storica, molto precisa, attenta. Io faccio l'assistente, l'artista è lui, quindi sì, no, noi siamo un gruppo che dobbiamo ringraziare tanto, appunto, la figura del nostro grande artista, produttore e costruttore, e che lui di professione non è falegname, cioè in realtà si è reinventato costruttore di materiale vitingo solo per noi, quindi. Beh, sì. Devo dire che di genitori che supportano l'attività di rievocazione ne sentiamo sempre di più, è vero, che poi tirano fuori dell'estro, no? Delle cose artistiche dell'estro, anche più tecnologico. Devo dire che non sei il primo che sentiamo. Sì, sì. Ognuno ha un genitore magico che sa fare qualcosa, quindi devo dire che è un mondo che unisce le famiglie. Sì. Allora, direi che è giunto il momento, anche perché siamo tra l'altro un bel po' lunghi, della nostra regista Ramona, che dobbiamo chiamare in linea. Ma come, non hai saputo? Saputo cosa? Non ti ha detto? È in sciopero. No. In che senso in sciopero? È in sciopero, ha dichiarato che lei lo straordinario non pagato non lo fa. Sono 48 minuti, se abbiamo superato i 20 minuti e sono 28 minuti in più. Lei, straordinario non pagato, non ne fa. Ma che c'entra? Ma non la paghiamo neanche per i 20 minuti, che vuol dire? E ho capito, noi rievocatori non siamo professionisti, non percepiamo una lira, però lei si è fissata con questa storia, straordinario non pagato, no. E quindi ha deciso che non entrare. Cosa ti devo dire? Non lo so, io... farò da sola, guarda, ci guarda brutto. Ci guarda lì, malissimo, quindi siamo in agitazione, è in agitazione sindacale fondamentalmente. Sì, siamo in agitazione sindacale, no allo straordinario non pagato ai revocatori. Ma vabbè, non è pagato neanche... Ho capito, allora guardiamo i commenti. Abbiamo una curiosità, vediamo un po', da Stefano.
Una curiosità, dato che i vichinghi erano un gruppo eterogeneo di popoli ed epoche barra invasioni diverse, intrecciando culture, stazionandosi in territori di tutta Europa, il fatto di non focalizzarsi su un solo periodo o su una sola etnia vi dà la possibilità di mostrare le varie differenze o sbaglio? Direi che a questa abbiamo risposto, giusto, Gnappo? Faccio una precisazione, sì. Visto che potrebbe essere utile a chiarire. Prima abbiamo parlato, abbiamo semplificato, ma quando parliamo delle varie invasioni, per esempio parliamo della Grande Armata Danese, in realtà la Grande Armata Danese era composta principalmente da tanti danesi e da norvegesi. Quindi se andiamo per esempio già a rievocare quelli che sono le principali spedizioni, non possiamo in nessun, cioè se andiamo a fare una precisione troppo legata a una singola etnia, comunque faremo più danno che altro, perché realmente i movimenti che c'erano erano movimenti, quindi si andava a mescolare molto velocemente, cioè è un periodo di grande effervescenza, di grande cambiamento, quindi si tende ad andare a perdere quel confine di etnia chiaro. Nell'età vichinga quel confine non c'è, lo troviamo all'inizio, ma appena cominciamo a entrare nell'età vichinga, quel confine diventa sempre più labile e più andiamo avanti, più quel confine va a sparire, finché non abbiamo i nuovi popoli che nascono dopo, ma che sono i popoli originali che sono rimescolati nelle nuove versioni, quindi Normanni, Variaghi, eccetera. Ok. Direi che siamo assoluti, ci siamo arrivati. Allora, però ci manca la parola chiave. Allora, prima ringrazia Gnappo, esatto, e poi faccio la mia parola chiave. Cioè, lo sciopero allora, mi ha confuso. Allora, ragazzi, scusate, uno sciopero in assenza di contratto a me mi confonde un attimo, una cosa un po' così spiazzante. Allora, ringraziamo quindi per essere stato con noi Gnappo, Francesco Masiero, presidente della Compagnia delle Lame Nere. Grazie mille per questa interessantissima puntata. Prego, è stato un onore partecipare. E direi che la parola chiave di questa puntata è possibilità. Infatti con la Compagnia delle Lame è possibile essere accompagnati nella storia dei popoli norreni, avendo la possibilità di verificare e soddisfare curiosità, miti, leggende e cosa c'è di vero nell'immaginario comune dei popoli vichinghi. Quindi direi che oggi abbiamo chiacchierato con Francesco Gnappo Masiero della Compagnia delle Lame. In studio sempre Katia e Aldo. Alla regia Ramona in agitazione sindacale. Capita. Allo staff al solito salutiamo Silvia Delevati, Francesco Di Palma, Stefano Messori ed Enrico Benati e Marco Bertoncelli. E direi che ci vediamo martedì prossimo sempre alle 20:30 e prenderemo un tè con Jacopo Matricciani, conosciuto anche come Spada Nera, artigiano, fabbro. E anche lui, come noi, fa un lavoro di promozione della rievocazione storica utilizzando lo strumento dei social. Quindi, come al solito, vi faccio il solito messaggio promozionale. Se avete un gruppo storico, eccolo lì. Se lavorate nel mondo dei beni culturali o del turismo legati ad essi, o ancora siete degli artigiani, oppure se avete semplicemente delle curiosità su quello che facciamo noi come Nertobaco, se volete intraprendere un percorso con noi, potete contattarci al numero WhatsApp 051 021 8802, oppure inviarci un'email a teutanertobacos@gmail.com o ancora cercarci sui social, su Facebook e Instagram Nertobacos e su LinkedIn e YouTube come Teuta Nertobacos. Quindi direi che la puntata finisce qui. E noi ci vediamo il prossimo martedì sempre alle 20:30, perché è sempre l'ora per una tazza di acqua calda. Buonasera a tutti.